nostro prodotto è un prodotto particolarmente interessante. Siamo un'azienda che arriva dal Belgio, ma ha comprato un prodotto, due aziende italiane per fare un prodotto italiano. Due aziende importanti che si sono unite per fare poi un'azienda che fa principalmente pane. Pane e focacce sono i nostri prodotti che sono nati nella nostra industria italiana. Siamo i più grandi produttori di pane e con me ho voluto portare una focaccia in questo caso vegana, ben farcita con un pulled roast beef particolare, con all'interno del cavolo, della scamorza, è diventato un hamburger italiano. Questo perché noi possiamo fare sempre di più quello che il cliente ha bisogno, cioè noi siamo un'azienda di servizio. Il bello è che oltre ad avere i prodotti di pane e di focaccia, l'azienda Van de Mortele è anche la più grande produttrice di croissant in Europa. Croissant al burro, la specialità sono i croissant al burro. Ecco perché diventa importante avere questi tre gruppi che per il barista sono estremamente fondamentali. Croissant per il mattino, il pane per il pomeriggio e per il mezzogiorno, e abbiamo poi anche il discorso delle focacce che può essere usato anche come snack. È importante dire anche che la Van de Mortele organizza con Bar Giornale l'artista del panino. Che cos'è l'artista del panino? È l'artista del panino, cioè chi fa il miglior panino. Ecco perché vi ho presentato una focaccia che è una delle parti importanti dei 10 prodotti che saranno inseriti per fare la gara. Questa gara si svolgerà al SIGEP, basta andare sul Bar Giornale, iscriversi, arriveranno direttamente a casa del barista oppure nel negozio del barista una campionatura di 30 pezzi dove ci saranno 10 pezzi per ogni tipo e di questi lui farà le sue ricette. Dopodiché Bar Giornale deciderà quale sarà la migliore e una volta che l'hanno decisa ci sarà una finale a Rimini, al SIGEP, e lì chi vincerà un viaggio a Zanzibar o degli accessori Unox o delle altre cose ancora.